Gaetano Di Placido nel febbraio del 1944 compiva 20 anni. Era un ragazzo quando la battaglia di Cassino seminò morte e distruzione tra il gennaio e il maggio di 80 anni fa. Oggi nella sua San Michele di anni ne compie 100, circondato da figli e nipoti, tra l'affetto di una numerosa famiglia che ha tirato su facendo l'allevatore, affrontando e superando la devastazione della guerra, lo spettro della morte, la sete di ricostruzione e la voglia di scrivere nuove pagine di vita in cui non ci sia spazio per venti di guerra. Ha voluto essere polacca, era polacca. Ha chiamato mio padre, certo, quando hanno fatto l'offensiva a Monte Cassino. Pietro, a mezzanotte si attacca l'offensiva a Monte Cassino. Fare guardare i bambini, dopo guerra, ricordare che Monte Cassino era un fuoco, una lampa. Ci stavano 6.000 cannoni tutta la zona qua, che sparavano su Monte Cassino. E hanno occupato Monte Cassino. La guerra mai! Io, mo dove stanno a fare la guerra? Io penso sempre, povera gente, perché con la guerra c'è sempre la morte addosso. Quando c'era la guerra qua, nel 44, c'era tutta la montagna. Però i tedeschi, se te pigliavano, se te vedevano, se scappavano e si portavano. E chi scappava? Gli sparavano. Però non i veri soldati tedeschi. C'era una cosa, la SS la chiamavano. Killer tremendo, killer ti ammazzavano come a Napoli. Il sindaco di Cassino Enzo Salera ha voluto celebrare 100 anni donando al signor Gaetano una targa e la fascia tricolore. Sindaco per un giorno dunque, per la sua città, Cassino, che ha visto prima morire sotto il peso delle bombe e poi rinascere grazie agli sforzi dei cassinati. Abbiamo voluto festeggiare i 100 anni di Gaetano De Placido, una di quelle persone che hanno sofferto l'orrore della guerra 80 anni fa e che sono stati determinanti nel ricostruire la nostra città. Un grande lavoratore che aveva perso tutto durante la guerra e che con grande sacrificio, soffrendo la fame, il freddo di quel periodo di bui, ha lavorato per ricostruire la nostra città. E quando troviamo una persona che ha raggiunto questo importante traguardo, ovviamente è una gioia, una grande partecipazione per l'intera città.